Ciao ragazzi e oggi benvenuti di Parliamo. Il modo per tutti di crearsi film più musicali e più interessanti. Non mi importa oggi che voi siate dei super fenomeni o siate delle schiappe della batteria. L'unica cosa importante è che sappiate almeno che cos'è un 4 quarti. Lo sapete, no? Ok, partiamo, ma prima di partire c'è sempre il momento pubblicitario, quindi io vi invito a iscrivervi al canale, anzi ve lo consiglierei, se vi piacciono i miei video vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare soprattutto sulla campanellina, perché così almeno YouTube tutte le volte che esce un mio video, tutte le volte che scrivo qualcosa, tutte le volte che faccio cose, vi manda una notifica, così almeno non dovete stare a sbattervi e dire ok andiamo a vedere se è uscito un nuovo video di GastTube, ma YouTube ve lo dice direttamente, quindi cliccate sulla campanellina, iscrivetevi e mettete un mi piace. Quello che vi spiego oggi l'ho visto da Benny Greb, se non sbaglio, in uno dei suoi DVD. È molto molto interessante e serve a consapevolizzarci praticamente quando facciamo i film. Cosa vuol dire? Vuol dire sapere perfettamente cosa stiamo facendo e perché stiamo suonando un certo film in un certo momento. Vabbè, non si è capito molto, ma adesso vi spiego un pochettino meglio. L'idea è quella di fare un film in 4 quarti, un film normalissimo di qualsiasi difficoltà. Per questo vi dico che questo tipo di esercizio va bene per tutti, perché chi è un super fenomeno farà il feel da super fenomeno, chi ha cominciato ieri a suonare la batteria farà un feel un pochettino più semplice. Subito dopo aver fatto il feel da 4 quarti bisogna cercare di ripeterlo identico senza cambiare nulla, e questa è la cosa difficile. Quindi ad esempio se il mio feel è questo, dovrò cercare di ripetere il feel perfettamente uguale, quindi devo ricordarmelo per prima cosa e poi nella battuta dopo ripeterlo uguale, identico, facendolo quindi due volte in questo modo. Benny Greb dice di fare questo feel solamente due volte, cioè farlo e ripeterlo un'altra volta. Dopo averlo ripetuto due volte, fare un altro feel e ripetere quel feel. Quindi fare un feel, ripeterlo, fare un altro tipo di feel, ripetere quel feel lì e così via. Fare sempre due feel, uno dopo l'altro, tutti attaccati. Ma l'unica cosa è che secondo me questo modo di suonare è un po' troppo veloce, quindi è un po' difficile, perché noi dobbiamo pensare al ritmo che stiamo facendo, ma dopo due battute dobbiamo già cambiare tutto completamente, e dopo altre due battute cambiare di nuovo tutto completamente. Quindi questa è una cosa un po' difficile, uno step magari successivo volendo. Io consiglio di solito di fare ogni fill almeno 4 volte, cioè ne faccio uno, poi lo ripeto, per fare in tutto 4 volte il fill. Dopo aver fatto queste 4 ripetizioni totali, invento di nuovo un altro fill e lo ripeto per altre 3 volte e così via. Quindi ogni fill verrà suonato 4 volte. Il consiglio che vi voglio dare soprattutto all'inizio, per chiunque, è quello di partire con cose semplici, perché questa metodologia di esercizio non è complicata, ma è una cosa un po' particolare. Nei groove capita più spesso, ma nei feel cercare di ripetere perfettamente una cosa che abbiamo appena improvvisato è una roba abbastanza difficile. Quindi quando suonate, quando fate questo tipo di esercizio, fate prima qualcosa di molto molto semplice. Adesso mi metto un metronomo a 90 bpm e faccio un po' di prove. Quindi, come vi dicevo prima, improvviso, ripeto altre 3 volte, improvviso, ripeto altre 3 volte.
Allora, perché questa cosa secondo me serve tantissimo? Per prima cosa, fa funzionare il nostro cervello, perché molto spesso noi batteristi, quando suoniamo soprattutto dei fill, andiamo un po' a buttare le mani, cioè, ok, quello che capita, capita, e tanto so che se faccio questa cosa, cado sull'uno e sono a posto. Seconda cosa, usando il cervello, appunto, e andando soprattutto a cantarci quello che facciamo, quello che suoniamo, i fill solitamente vengono molto molto più interessanti, ma soprattutto molto più musicali. Provateci, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti. Penso di avervi detto più o meno tutto su questa cosa. Se non è stato così, mi raccomando, scrivetemi le cose che non ho detto, le cose che mi sono dimenticato, le cose in più che volete dirmi qui sotto nei commenti, e scrivetemi cose. Direi che possiamo finirla qua. Io vi ricordo ovviamente ancora di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram e Facebook, soprattutto, ecco, Instagram, ragazzi, andate su Instagram, perché da adesso in avanti usciranno un po' di video anche lì, oltre alle solite foto, usciranno un po' di video dove vi faccio vedere alcune cose, dove vi faccio dei mini tutorial, eccetera. Dateci un'occhiata che qualcuno è già uscito. Quindi, basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!